artigianale lombarda che esiste da 18 anni. Come le è venuta questa idea? Ma dall'aver verificato che a Milano, capitale della moda, non c'erano scuole di oreficeria. O meglio, ho scoperto successivamente che c'erano, ma erano proprio per addetti ai lavori e ho voluto invece in questo modo renderla disponibile a tutti. Da dove si parte, cioè la base proprio per poi intraprendere questa professione? Beh, ci sono in sostanza due vie, o si ha qualcuno in famiglia che già opera nel settore, quindi è in grado di avviare il proprio figlio, il proprio parente all'attività, oppure esistono le scuole di oreficeria, esistono scuole private come la nostra, esistono invece degli istituti professionali che danno questo tipo di formazione. Secondo lei cos'è che manca ancora in generale alla formazione in questo settore artigianale? Ma manca forse la conoscenza dell'esistenza di questi mestieri. A volte l'oreficeria rimane qualcosa di conosciuto soltanto a livello di vetrina. Non si sa, non si conosce come vengono realizzati gli oggetti e nel momento in cui noi facciamo conoscere come vengono realizzati abbiamo un riscontro molto forte, molto potente. Sono due i requisiti sicuramente più importanti. Uno è la passione, che è il motore sicuramente fondamentale per avere possibilità di successo. Come caratteristiche individuali è richiesta una buona pazienza, tutto il resto si impara. Ma c'è una sezione che rappresenta un po' una novità di quest'anno, quella dedicata ai giovani e ai designer. Sì, una novità per i giovani designer. Noi proponiamo oggetti in legno per prodotti high tech, tendenzialmente per prodotti Apple. È un esempio di come la tecnologia si associa all'artigianato, che sembrano due aspetti magari incompatibili. Esatto, a noi piaceva molto il contrasto del legno con un oggetto altamente tecnologico. Quali sono le materie di base che bisogna conoscere poi per fare questo mestiere? Bisogna conoscere innanzitutto i legni per quanto ci riguarda e la pelle e avere un po' di fantasia per applicare questi materiali ai diversi supporti, diciamo.